Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Non fate caso al taglio che non mi convince del tutto, mi sa che cambierò parrucchiere. Soprattutto la barba non mi convince. Prima di iniziare col video vero e proprio, vorrei ricordare a tutti che avete ancora un po' di tempo per partecipare alla sfida I Call You, cioè chiamate a sorpresa, anonimi, con il mio telefono ai miei iscritti. Quelli che volessero partecipare possono lasciarmi il numero di telefono in privato su Instagram o su Facebook. Troverete tutti i social in descrizione. Oggi torniamo con un video tag su un argomento che mi interessa molto nella vita di tutti i giorni, che è l'amicizia. Si tratta infatti del tag Amicizia e dintorni creato da due amiche YouTubers, che sono Momissima e i consigli di Antonella. Quindi guardate l'info box per trovare i link ai loro canali. Prima domanda: che cos'è l'amicizia? Esiste quella vera? Fino a qualche tempo fa, dopo una grossa delusione, pensavo sinceramente che fosse possibile fare amicizia. Sì, ma prevalentemente con donne. Perché? Perché l'uomo gay non sempre, non voglio generalizzare, ma molto spesso nasconde dietro la apparente richiesta di amicizia altri fini. E invece con l'uomo etero sono io personalmente che in generale ho qualche problemino, perché ho sempre paura che la mia gentilezza venga scambiata per corteggiamento, mentre invece la mia natura è gentile con chi lo è, ovviamente, non a priori. In questo periodo ci sono particolarmente due persone che mi stanno vicine, fuori dell'ambito YouTube, che parte di un'altra domanda, quindi ne parleremo dopo. E sono Roberta e Maurizio. Ho conosciuto Roberta tramite la passione comune per Harry Potter. Ci siamo trovati in un gruppo WhatsApp, poi non mi ricordo neanche per quale motivo lei mi avesse scritto su WhatsApp, ma credo perché abbiamo scoperto di avere le stesse preferenze omoaffettive. E da lì parla che ti parla, siamo diventati amici, è passato un anno. Dopodiché io, come dicevo prima, ho subito una grossa delusione in amicizia da parte di un maschio. E parlando proprio con Roberta ho detto: sai, mi piacerebbe avere un'amicizia come quella che hai tu con Maurizio. Maurizio è attualmente il migliore amico di Roberta da tantissimi anni ed è eterosessuale. Nel momento in cui io ho fatto questa affermazione, Roberta mi ha raccontato la storia della loro amicizia, che non vi racconterò sia per privacy e sia perché è bella lunga. Vi dirò solamente che questa storia ha fatto scattare in me il desiderio di conoscere Maurizio. Maurizio purtroppo abita in Piemonte, dico purtroppo non perché sia un problema vivere in Piemonte, ma semplicemente perché è troppo lontano per me. E quindi per il momento è un'amicizia virtuale, però ho trovato una persona fantastica, una persona attenta, una persona presente, per la quale la differenza di orientamento sessuale non è mai stato un problema. Voglio parlare un pochino più di lui. Più che come persona, come scrittore, vi accennerò particolarmente di uno che lui ha presentato a maggio, se non sbaglio, al Salone del Libro a Torino. Il titolo è Pronti a credere, i fantasmi invadono Torino. Il tema è, ovviamente, come avrete inteso dal titolo, simil paranormale. Vuole essere una sorta di continuo della
celebre serie anni 80 Ghostbusters, come dimostra la copertina che vi aver fatto passare nel frattempo. Vi chiedo se vi va, non perché è un mio amico, ma almeno per soddisfare la vostra curiosità, di andare a dare un'occhiata alla trama del suo libro, magari ecco ve la lascio in descrizione insieme alle domande e tutto il resto. E se vi va, potete acquistarlo, se non erro, sia su Amazon sia su IBS. So fra l'altro che uno di voi, che è la mia amica Jessica del canale Miele e Cannella, sta per ricevere il libro di Maurizio, quindi quasi quasi vi metto anche il suo canale, così fra qualche giorno o qualche settimana, non lo so, troverete la sua recensione. Io vi chiedo scusa se mi sono dilungato così tanto sulla prima domanda, però Roberta e Maurizio sono due ragazzi che mi stanno veramente tanto vicini e io mi mangio le mani che siamo entrambi distanti. Roberta è lombarda. Non ci possiamo incontrare nell'immediato futuro, insomma. Quindi, grazie e un abbraccio grosso, grosso a tutti e due. Nella tua vita il valore dell'amicizia è necessario o potresti farne a meno? Non potrei dire che non ci siano dei momenti dove mi piace star solo, però ecco, sono momenti circoscritti. Per esempio, adesso volevo fare il video, volevo silenzio, sono da solo e sono contento di essere da solo. Quando studio e canto, voglio silenzio, quindi aspetto di essere da solo. Però ci devono essere assolutamente i momenti dedicati all'amicizia. La cosa più importante in un rapporto di amicizia? La cosa più importante è la qualità del tempo passato assieme. C'è Maurizio che spesso mi dice: posso esserci poco, non importa. Tutti i giorni, con un buongiorno, con una buonanotte, con uno scusa ma non me la sento, Maurizio c'è. Questa è una forma di amicizia, non è che ora devo dire che se non ti fai sentire tutti i giorni non sei amico. Però ecco, di certo non possono dichiararsi amici coloro i quali si contentano di mettere qualche like sui social e non mi scrivono mai ciao, come stai? Altra cosa importante è la sincerità e reciprocità. Non posso considerare amici coloro ai quali, ad esempio, mi confido sempre io, non mi raccontano mai nulla, sono sempre io il rompiscatole della situazione. Forse magari posso cercare un po' poco, ma è per il fatto che sono in un momento della vita dove comunque purtroppo raramente ho cose belle da raccontare e non mi piace parlare di problemi. Il motivo è solo e soltanto questo. Hai avuto delusioni e tradimenti da parte di amiche? Penso si possa parlare anche di amici. Io ho perso praticamente tutti quelli che erano gli amici d'infanzia e mi costa usare queste parole perché io penso che, vabbè, l'amore è un discorso diverso, però l'amicizia, se è vera, non finisce. Puoi non vederti per 20 anni, puoi andare avanti a messaggi WhatsApp o MSN quando c'era quello per 20 anni, ma l'amicizia vera non finisce neanche se non ti vedi per 20 anni. Come vi dicevo, c'è stata recentemente questa altra delusione da parte di una persona che veramente mi aveva fatto pensare che i maschi, per una cosa o per un'altra, non potessero dare amicizia fino a che appunto non è arrivato Mauri. E poi, vabbè, sono così tanti e purtroppo non posso ricordarmeli. E anche se me li ricordassi, verrebbe un video epico. Ma non nel senso che intendono i videogiocatori, ma proprio in quello letterale.
su YouTube hai stretto amicizia virtuale? Oh, ecco, mi piace tanto questa domanda. Non ho parlato di alcune persone prima perché sono persone con le quali ho stretto amicizia su YouTube. Prima fra tutte, visto che ne ho già parlato prima, menzioniamo Miele Cannella Jessica. Passate dal canale di Jessica, è un canale quasi completamente improntato sui libri, o come dice lei alla romanaccia, libri. Sto scherzando, cioè, però ogni tanto mette anche degli spaccati di vita personale, soprattutto in relazione alla sua bella relazione, oppure in relazione alla sua malattia, che è la retinite pigmentosa. Poi ho fatto amicizia con Andrea del canale Semplicemente Andrea, anche se ora non ci sentiamo come prima, però io ti ricordo sempre con affetto. E qualche volta ci siamo sentiti in privato anche con Caterina del canale Santina F. Si è aggiunto alle amicizie virtuali di YouTube un ragazzo, un signore, io non so mai come dire, che ha un canale diverso dai soliti. È un canale un po', come posso dire, lifestyle, ed è Mr. Life and Home, il canale di Filippo, che poi fa ridere detto così, ma giuro che non sto scherzando, complice la foto di una tazza postata su Instagram, è diventato pian pianino anche un amico virtuale. Per non perdere un'amica a cui tieni particolarmente, cosa fai? Può sembrare stupido, ma per me anche il solo fatto di mandare un messaggio per primo, che è un blocco molto forte che io ho, è una dimostrazione di amicizia. E infatti, per superare piano piano questo blocco, ho inventato la tecnica delle scuse. Per esempio, Jessica è celiaca, allora io quando trovo una ricetta senza glutine faccio copia e incolla e la spiattello nella finestra WhatsApp di Jessica. Ti piacerebbe poter ripristinare un'amicizia persa? E perché? Sinceramente no, perché già mi è successo una volta che una persona mi chiedesse di avere contatti con me dopo circa 4 anni che non ci parlavamo, e noto però che è cambiato tutto, cioè prima sia lei mi cercava che io la cercavo con tutte le scuse, cercavo di superare questo mio blocco di cui ho appena parlato, salvo il primo aggiornamento entusiastico delle rispettive vite. Ci siamo ridotti ai like su Facebook, gli auguri del compleanno reciproci ovviamente, perché io ricordo benissimo il suo compleanno e poco più. Quindi, cioè, se devo ripristinare un'amicizia per avere una minestra riscaldata, no. L'ultima domanda mi chiede di taggare delle amiche a me care. Io purtroppo delle persone che fanno video su YouTube con cui ho un po' legato, non tutti fanno video tag, quindi è un po' difficile questa cosa. Sicuramente posso taggare Santina F, alla quale so che piacciono i tag. Poi non lo so se lo vuoi fare anche tu, Jessica del canale Miele Cannella, e quasi quasi voglio taggare anche Filippo del canale Mr. Life and Home, che ho nominato prima perché inizialmente pensavo che non facessi tag, poi ho scoperto che li fa. Quindi se vuoi fare questo tag, amico mio, a me farebbe piacere. Il video adesso finisce qui, sarà venuto lunghissimo, vi chiedo perdono profondamente. Vi ricordo che potete ancora partecipare alla sfida di Call You, che sarà il video numero 200. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, e noi
ci vediamo al prossimo. Ciao.